Terza pick up. Premore! Sir! Sono stato costretto a inventare una frottola, le ho detto che erano degli operai sudamericani che dormivano lì. No, non ho capito il nesso. Il mio personaggio, che è quello di Daniele, ha diciamo questo rapporto un po' morboso con quello della madre, che è Giuliana Lo Iodice. Ben arrivata, mamma! Oh, eccoci! Eccoci qua! Finalmente! Come sono felice di essere qui! Anch'io, tanto! Ah. Francesco Ferrandini, questo giovane imprenditore. Com'è andata? Andata bene, dai! Sicuro? Sì, giusto, piccolissimo. Fai una cosa, guarda, è andata bene, dai! Sono una giovane madre, una giovane moglie, mi ritrovo anch'io travolta dagli eventi come ovviamente si trova mio marito. Praticamente lei e sua moglie dovreste fingervi sudamericani. Sudamericani? Sì. Che ci vuole? Basta mettere qualche S in fondo alle parole e parlare con la chiudere la bocca. Vuoi volere fetta di torta fatta con le mie mani? Sono stranieri, non sordi. Un ruolo un po' alla Billy Burke, un ruolo che potrebbe essere in una commedia francese, delicata, leggera, spiritosa. 86-1 seconda. Musica! Signore! Signora, mi permette un tango? Oh, Victor, con mucho gusto. Aspetto che mio figlio mi inviti a ballare. Quindi è un uomo legato molto alla madre, nevrotico, incapace di prendere la responsabilità della propria vita. Da questa sera vengono a dormire da noi. Da noi. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Sir! Sono mesi che aspettiamo di essere pagati. Stop. E il tuo? Vedi che l'hai girato di là. Lei deve stare al centro. 5-1/3. Sir! Signor Ferrandini, sono mesi che aspettiamo di essere pagati. Vediamo se in tribunale continuerà a prenderci in giro. Avete ragione, ho avuto un problema, ma lo sto risolvendo. Il problema è che appunto Francesco Ferrandini non riesce a ottenere i permessi da parte di un assessore che lo vessa, un assessore donna che lo vessa. Ci sono delle norme che vanno rispettate. Il suo tetto toglieva la vista del lago. Marisa è un assessore, celebra i matrimoni in comune e durante la celebrazione di uno di questi matrimoni rincontra Neri Marco Re. Musica! Daniele. Marisa. Senti, io ti devo dire un sacco di cose. Anch'io, ma c'è tutto il tempo. Adesso balliamo.